He's a major talent. Two, he's awesomely good looking. Three, he's it's not like most people we know. There is something offbeat about him that is intriguing and ultimately attractive. Sono tante le celebrità che hanno sostenuto Johnny Depp e che si sono congratulati con lui dopo la sua vittoria in tribunale. Solamente qualche star americana ha sostenuto Amber Heard, Kathy Griffin e Howard Stern hanno parlato in suo favore. La stragrande maggioranza delle star di Hollywood ha festeggiato invece la vittoria di Depp. Ancora prima che il processo raggiungesse l'apice del successo in termini di ascolti, le ex di Johnny Depp erano intervenute in favore dell'ex partner. Winona Ryder, tra le prime insieme a Vanessa Paradis, e Kate Moss, che è intervenuta addirittura al processo. Kate Moss. Miss Moss, where do you reside? London, England. From where are you testifying today, Miss Moss? Gloucestershire, England. Miss Moss, do you know Johnny Depp? Yes, I do. How do you know Mr. Depp? I had a relationship with him. Did there come a time when you and Mr. Depp had a romantic relationship? Yes. For how long, Miss Moss, were you and Mr. Depp a romantic couple? From 1994 to 1998. Miss Moss, did there come a time when you, while you and Mr. Depp were a couple, that the two of you took a vacation together to the Golden Eye Resort in Jamaica? Yes. What, if anything, happened when you were in Jamaica with Mr. Depp? We were leaving the room and Johnny left the room before I did, and there had been a rainstorm, and as I left the room I slid down the stairs and I hurt my back. How did you... And I apologize, Miss Moss, please continue. And I screamed because I was in, because I didn't know what had happened to me and I was in pain, and he came running back to help me and carried me to my room and got me medical attention. Did Mr. Depp push you in any way down the stairs? No. During the course of your relationship, did he ever push you down any stairs? No, he never pushed me, kicked me, or threw me down any stairs. Miss Moss, have you ever before today testified in any kind of court proceeding? No, I have never. Why did you decide to testify today? Objection, Your Honor. All right. That's beyond the scope of what we just talked about. All right, I'll sustain the objection. All right. Thank you, Miss Moss. We have nothing further at this time. We greatly appreciate your taking the time to testify. All right. Any cross-examination? No, Your Honor. All right. You're free to go. Thank you, Ms. Moss. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Durante il processo nel Regno Unito, Winona e Vanessa hanno rilasciato numerose interviste dove dichiaravano che Depp non fosse mai stato violento o aggressivo con loro. Winona è stata insieme a Johnny per 4 anni, dal 1989 al 1993, e ha raccontato di ricordare la sua relazione con Johnny come una delle più importanti storie della sua vita. Winona ha scritto nella sua testimonianza: «Io capisco che è molto importante che io parli per la mia esperienza, dato che ovviamente non c'ero durante il suo matrimonio con Amber. Ma dalla mia esperienza, che è stata così bruscamente diversa, sono rimasta assolutamente scioccata, confusa e sconvolta quando ho sentito le accuse contro di lui». Ed ha aggiunto che lo conosce solamente come un bravo uomo, un ragazzo estremamente amorevole e premuroso, che era molto protettivo nei suoi confronti e soprattutto di essersi sentita molto al sicuro quando stava con lui.
Winona conclude dicendo che non vuole additare nessuno come bugiardo, ma che dalla sua esperienza è difficile credere ad accuse così orribili. La dichiarazione di Winona non differisce molto da quella fatta da Vanessa Paradis, compagna di Johnny Depp per 14 anni e madre dei suoi figli. How would you say that she has affected your life? Changed it completely. I mean, Vanessa and my kids gave me life. I mean, put me in a whole other arena. La cantante francese ha dichiarato: sul set, attori, direttori e tutto il cast lo adorava perché è umile e rispettoso con tutti, oltre ad essere uno dei migliori attori che abbiamo mai visto. L'attrice aggiunge che le accuse di Amber non hanno niente a che vedere con il vero Johnny. Ho visto che queste dichiarazioni oltraggiose sono state angoscianti e hanno causato danni alla sua carriera, perché sfortunatamente le persone hanno continuato a credere a questi fatti falsi. Molte altre star di Hollywood si sono schierate pubblicamente dalla parte di Johnny. Penelope Cruz e suo marito Braden Bolt, entrambi colleghi di Johnny Depp, hanno difeso l'attore affermando che Johnny fosse la persona più generosa che avessero mai incontrato. Penelope ha fatto una deposizione scritta: ho visto Johnny in così tante situazioni ed è sempre gentile con tutti intorno, lui è una delle persone più generose che conosca. Ed ha aggiunto: durante i 6 mesi della mia gravidanza ho passato ogni giorno con lui mentre giravamo i Pirati dei Caraibi. Mio marito ed io non dimenticheremo mai la dolcezza, la protezione e la gentilezza con cui mi ha trattato in ogni passo di quel processo. Il marito di Penelope, Javier Bardem, ha persino preso le sue parti contro Amber. Ha dichiarato: amo Johnny perché è una bella persona, intrappolata nelle bugie e nelle manipolazioni di esseri tossici. Nonostante ciò, sorride e ci ama tutti. He was super generous and super caring and nice, and he hasn't changed a bit. In this set, it was exactly the same. He was giving me all of his power and talent as an actor for me to play with it and enjoy and give that to him. Anche Naomi Campbell ha sostenuto le dichiarazioni della collega Kate Moss, pubblicando una storia il giorno dopo la sua testimonianza a favore di Johnny, usando il soprannome che avrebbe dato a Kate Moss, Wagon. Sì, Wagon, diglielo! Molte altre star hanno sostenuto Johnny Depp, ma questa è un'altra storia, o meglio, un altro video.